Dottor Eugenia Bonetti, responsabile dell'ufficio tratta donne minori dell'USMI, ovvero l'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia, ed è presidente di Slaves No More, Mai più schiave. Chi dice che la prostituzione deve essere regolamentata? Forse non conosce queste storie, questo dramma che oggi questa ragazza ci ha raccontato. Sì, io continuo a dire con molta forza, quando sento qualcuno che dice di dover regolamentare, legalizzare questo tipo di servizi, io dico sempre legalizzare la prostituzione vuol dire legalizzare la tratta di esseri umani, perché è molto legata. Ecco, la tratta e la prostituzione oggigiorno sulle nostre strade e in qualsiasi altra situazione è legatissima alla tratta di esseri umani, perché non ci sono persone che volutamente cercano e chiedono di fare la prostituta, ma ci sono delle persone che sono costrette a fare la prostituta. Prima di tutto perché ci sono i trafficanti con i loro ingenti guadagni e poi perché ci sono i clienti che ogni giorno, ogni notte le cercano, le usano e poi la ributtano sulla strada. Tantissimo. Senta, quanto dolore lei incontra? Nella mia vita io ho iniziato 20 anni fa, sono stata 24 anni in Africa e nel 93 mi è stato chiesto di ritornare in Italia a fare la missionaria nel mio paese, ma non conoscevo questo problema, perché per me era una cosa impensabile. A un certo punto io vedevo queste ragazze come delle statuette di ebano sulle strade e alla prima vista mi facevano arrabbiare, dicevo, ma cosa fanno queste africane? Perché io le avevo lasciate in Africa, ragazze, giovani, pieni di vita, pieni di entusiasmo, Poi quando pieni le ha di voglia. incontrate? E quando ne ho incontrata una, in modo particolare, che mi ha gridato: Sister, please, help me, help me. Quella mi ha svegliata e hanno cominciato a chiedermi: ma questa ragazza mi chiede aiuto, io non conosco niente di questo problema. E allora attraverso lei sono riuscita a capire il mondo della notte e della strada, terribile. E allora ho incominciato ad affiancarmi a loro, ad ogni donna, ad ogni persona che veniva al nostro centro Caritas di Torino per chiedere aiuto, per poter spezzare questi terribili anelli della catena che le teneva schiavi. E da allora sulla mia strada ho incontrato circa 6.000 donne che poi insieme ad altre religiose abbiamo iniziato ad aprire le case, le nostre case, per poterle accogliere, per poter dare a loro la possibilità di un futuro, di riprendersi in mano la loro vita. E quindi da allora la mia vita, insieme a quella di tante altre religiose, di tante altre comunità, è cambiata. Senta, lei dice con la stessa forza, no? Con quello stesso tono dell'help me che l'ha svegliata, no? Lei dice sono schiave da liberare. Quante ne ha strappate la strada in tutti questi anni? 6.000. 6.000 perché sono passate nelle nostre case di Un accoglienza, esercito. un esercito, nessuno si rende conto perché noi, lavorando in rete, lavorando insieme con gli stessi obiettivi, quello di recuperare la dignità della donna, perché di questo noi volevamo in modo particolare occuparci, ecco che abbiamo avuto il coraggio di aprire le porte sante dei nostri conventi e di accogliere queste donne che chiedevano aiuto. E allora lì abbiamo iniziato questo lavoro di recupero. Però il recupero è fatto bene, è fatto anche in modo che la ragazza può riavere non solo la sua dignità, ma anche la sua legalità, la sua possibilità di vivere. E allora anche lavorando insieme con le forze dell'ordine, con il governo, con altre associazioni, poi con le religiose anche nei paesi di origine, perché immediatamente ci siamo messi in contatto con i paesi di origine, transito, destinazione, abbiamo creato questa grossa rete in modo da riuscire a dare a loro un futuro.